Buongiorno a tutti ragazzi, sono Gilvio Raga qui. Oggi torno di nuovo a fare un video su Bondora, che per chi non lo sapesse vi spiego brevemente, ma comunque vi consiglio di andare a vedere il video precedente che ho fatto su Bondora, perché lì spiego veramente bene di che piattaforma si tratta. Comunque brevemente è una piattaforma di peer-to-peer lending, che semplicemente vuol dire che persone prestano soldi ad altre persone. Questo viene effettuato tramite una piattaforma che fa da intermediario finanziario. Questa piattaforma si chiama Bondora, è una piattaforma estone con sede a Tallinn. Brevemente ancora vi spiego come funziona. Voi caricate i soldi su Bondora, Bondora prenderà quei soldi e li presterà ad altri soggetti, soggetti che sono residenti per ora in Finlandia, Estonia e Spagna. Successivamente Bondora vi, tra moltissime virgolette, vi garantirà un interesse del 6,75%. Metto il garantire tra molte virgolette perché assolutamente si tratta di un investimento e quindi le garanzie sono nulle, non c'è nulla di certo negli investimenti. Loro dicono che statisticamente riescono a fornirti un rendimento del 6,75% annuo. E ciò è permesso dal fatto che hanno un prestito medio, da come vi farò vedere dopo sul sito, di 2500 euro di prestito medio con un interesse del circa 10%, un tasso di ritorno del 10,67%. Ci tengo a fare questo video qua perché nello scorso video vi dissi che secondo me non era ancora il momento giusto di tornare a investire su Bondora, perché molte piattaforme sono crollate di peer-to-peer lending, tra cui Groupier, che era anche abbastanza grossa. E quindi vi dissi, cerchiamo di aspettare un attimo come si comporta Bondora in questi 2-3 mesi di coronavirus. Avevo detto anche di aspettare perché non si sapeva ancora quando sarebbe stata la fase 2 in Italia, ma anche nel resto d'Europa. E oggi penso sia giunto il momento, perché ad esempio in Italia da lunedì, quindi voi vedrete il video venerdì pomeriggio, da lunedì, quindi tra qualche giorno, riaprirà praticamente tutto in Italia. Si tornerà a lavorare finalmente e quindi poi ci sia tornato il momento corretto per tornare ad investire e avere il massimo rendimento che si possa avere. Ci tengo poi a precisare che qua sotto in descrizione troverete un link affiliato che vi permetterà di partire e iniziare ad investire con 5 euro di bonus. Voi invece, io riceverò una piccola percentuale su quello che depositate all'inizio. Allora partiamo con aprire Bondora. Come vedete, io nello scorso video mi pare fossi a 60 euro di interessi, quindi già solo qua potete capire il fatto che nonostante l'imminente crisi finanziaria, Bondora riesce per ora comunque a garantire un tasso del 6,75%, perché sono passati qualche giorno e io ho comunque fatto i praticamente 6 euro di interessi. Se volete sapere di preciso quanto faccio giornalmente, basta che cliccate su, vabbè, io ve lo faccio vedere io, però fate dichiarazioni e qua vedete negli ultimi ad esempio 5 giorni gli interessi che ho ricevuto. Per sapere più o meno in proporzione quanto si guadagna, io vi consiglio di fare questo calcolo qua. Ad esempio, io ho 1550,95 euro investiti. Cosa vuol dire? Che se io faccio 1551 per 0,0675, che sarebbe il tasso annuo di rendimento, quindi un 6,75%, trovo quelli che dovrebbero essere gli interessi annui che mi spettano, tra virgolette. Quindi 104,69. Per sapere quanto dovrei guadagnare al giorno, io faccio semplicemente diviso 3, 6, 5. Ovviamente questo non calcola l'interesse composto, perché ad esempio io una volta che ho raggiunto altri 50 euro ad esempio di interessi, poi ogni giorno inizio a guadagnare anche una piccola percentuale, ovvero il 6,75% anche dell'interesse. Quindi, come vedete qua, io dovrei ricevere un interesse del 0,28-29 centesimi al giorno. Come vedete qua, io solo su dichiarazioni ricevo 27-28 centesimi, vedete 28/27 centesimi ogni giorno, quindi stanno rispettando praticamente il tasso di interesse garantito, tra virgolette. Se però ad esempio volete sapere quanto guadagnate voi, vi ho detto fate lo stesso procedimento, quindi ad esempio se investite, io vi consiglio di partire almeno con 100 euro, 50/100 euro, perché sennò ovvio che se investite 20 euro non fate manco un centesimo al giorno, perché se voi investite 20 euro per 0,0675 sono 1,35 centesimi in un anno. Se poi fate diviso 3,65 sono 3 decimi di centesimo. Sono 3 decimi di centesimo, cioè per fare un centesimo dovete metterci qua praticamente 3 giorni. Quindi non so quanto vi convenga. Magari io vi dico,
Sinceramente, io ho iniziato a caricare 50 euro e poi ho iniziato a mettere 50 euro a settimana. Però c'è gente che magari mette 200 euro subito, c'è gente che ne mette 100, c'è gente che ne mette 500. Fate in base a quanto disponete voi. Io consiglio sempre di investire solo i soldi che siete sicuri che nel breve termine non vi servano. Ad esempio, se sapete che in banca avete 3.000 euro e facendo un breve calcolo sapete più o meno quanto spendete ogni mese, sapete che potete investire magari 500 euro, quindi un sesto di quello che avete, ad esempio. Io personalmente in totale, non su Bondora, dico in totale di investimenti, utilizzo la regola del 100. Faccio 100 meno i miei anni e so in percentuale quanto voglio investire. Ad esempio, io ho 22 anni e quindi voglio investire il 78% del mio patrimonio, lo investo, che sia peer-to-peer lending, che sia mercato azionario, che sia crowdfunding immobiliare, tutto. Io, ma questa personalmente è una mia scelta, fate voi le vostre dovute considerazioni. Tra l'altro, io poi vi consiglio assolutamente di attivare questa funzione qua che si chiama autotrasferimento, che come leggete qua, cioè è semplicemente la possibilità che vi dà la piattaforma di reinvestire ogni giorno gli interessi che vengono accreditati. Ad esempio, ogni giorno mi pare, se non ricordo male, intorno alle 22/23 di ogni giorno, appunto, mi vengono accreditati i soldi sul conto e io ho attivato questa funzione qua che mi permette di reinvestirli automaticamente. Quindi non solo io sto guadagnando il 6,75% sui soldi che ho effettivamente depositato io, ovvero 1.485, io sto ricevendo anche il 6,75% anche degli interessi, che è quello che ho guadagnato finora. Quindi, come vi dicevo, 65,95, facciamo un attimo il calcolo, così sappiamo quanto in teoria sto guadagnando su quei soldi lì. Ovviamente sono cifre minime, però, ad esempio, se io avessi investito 14.850 euro, qua avrei praticamente 660 euro. Quindi non sarebbero male. Se voi, ad esempio, fate così, 65,95 per 0,0675 uguale, io faccio 4,50 euro sugli interessi, cioè sto facendo 4,50 euro annui. Faccio chiudere la porta perché qua stanno facendo il gran casino. Ok, raga, sono belle che è tornato. Ha smesso di fare casino, finalmente. Comunque, questi sono gli interessi annui che io farei sui miei interessi. Questo si chiama interesse composto, cioè l'interesse sull'interesse. Faccio poi 3 diviso 3, 6, 5. Dai, ho sbagliato, 365. Io faccio circa un centesimo al giorno solo sugli interessi. Ci tengo a precisare che da inizio giugno, ma solo per una questione di comodità, tornerò a ricaricare soldi su Bondora. Lo faccio perché penso che in questo momento le persone abbiano bisogno di liquidità, considerando poi che le banche richiedono troppe garanzie e quindi è molto difficile per una persona normale accedere al credito bancario. Penso che sia il momento di sfruttare piattaforme del genere per le persone, soprattutto in un momento di crisi. Come vi dicevo, se voi andate poi su altro, fate statistiche, vi fa vedere un po' le statistiche di Bondora. Qua trovate di tutto, qualsiasi cosa. Tutto lo trovate. Ad esempio, come vi dicevo, l'ammontare del prestito medio appunto è di 2.500 euro e durata media del prestito 50 mesi. E anche per questo che voi mi dicevate che il tasso di interesse del 10% è abbastanza alto, però dovete anche considerare che un tasso di interesse del 10% su una ammontare del prestito medio di 2.500 poi sono 250 euro, quindi se avete bisogno di liquidità adesso dovete considerare che dopo 50 mesi dovete semplicemente restituire circa il 10% di quello che vi hanno prestato. Quei 250 euro su 50 mesi è molto difficile che risultiate insolventi. Voglio dire, chi è che non ha 250 euro di interessi da ritornare? Per questo che vi dico che è abbastanza sostenibile come cosa. Poi, come vi ripeto sempre, il peer-to-peer lending è un investimento abbastanza rischioso, ma dovete considerare che un tasso di interesse del 6,75% è un tasso molto alto, non alto come altre piattaforme di peer-to-peer lending, ma quelle sono molto più rischiose. Però un interesse del 6,75% è, fidatevi che è molto alto. Quindi alto rendimento, alto rischio, basso rendimento, basso rischio. Funziona sempre così, non ci sono eccezioni, salvo rari casi, ci sono delle eccezioni, però voglio dire, sono molto difficili da trovare.
Vi consiglio poi successivamente di andarvi a vedere queste due cose qua. Allora, la prima è questa intervista qua di due miei colleghi. Una è Leonardo Pinna, che vi consiglio di seguire, che anche lui è un bravo youtuber. Vi consiglio di guardare anche questo video qua, dove lui fa domande un po' scomode al capo degli investimenti di Bondora, che io vi consiglio di guardare, perché così vi fate un'idea anche su di quello che pensa il management di Bondora. Un'altra cosa che tra l'altro mi è piaciuta molto di Bondora è il fatto che, anziché in un momento del genere nascondersi, si sono subito, per proteggersi e proteggere un po' quello che è l'idea di Bondora, hanno deciso di rilasciare interviste su interviste. Questo mi è piaciuto molto. L'altra live che vi consiglio di vedere è quella che ha fatto sempre Riccardo Zanetti al CEO di Bondora. Non so se l'abbia lasciata lì live, se non c'è mi eccola qua. È un video di 2 settimane fa, è una live di 2 settimane fa, potete trovare qua, è in inglese ma abbastanza capibile da tutti. Io vi consiglio di vederla. Vi ricordo poi che se avete piacere di ricevere i 5 euro di bonus, potete semplicemente cliccare sul link che vi lascio in descrizione, registrarvi, iniziare ad investire anche una piccola somma, ad esempio 50 euro, e riceverete subito, e dico subito, i 5 euro di bonus. E tra l'altro poi potrete anche voi condividere il vostro codice amico, lo troverete qua, se volete ad esempio far portare gente anche voi, i vostri amici, riceverete anche voi una piccola percentuale, lo troverete qua. Come vi dicevo, da inizio giugno tornerò ad investire. Adesso devo decidere ancora che somma investire, magari ogni settimana o barra ogni mese. Ve lo farò sapere qua sul canale. Niente, ragazzi, io spero che questo piccolo video di aggiornamento vi possa essere stato d'aiuto. Vi ricordo di lasciare un bel like, di supportare il canale e soprattutto di condividere il video ai vostri amici e investitori, perché è tornato il momento di iniziare a reinvestire. L'economia sta ripartendo e noi non vogliamo rimanere indietro. Anche perché, tra l'altro, considerando che in Estonia e Finlandia ci troviamo in Nord Europa, dove il lockdown e l'influenza del coronavirus sono state molto minori rispetto all'Italia, penso che sia tornato effettivamente il momento di tornare ad investire e far girare un po' st'economia. Regà, come vi dicevo, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un bel like, un commentino, e niente, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Oh.